Ora si registrerà la conferenza. Allora, buonasera a tutti quanti, è un piacere di essere qui a Biogem per questi seminari divulgativi, durante i quali presentiamo un po' alcuni concetti molto generali relativamente al nostro campo di ricerca. Davanti a me, per l'uditorio, ci stanno un po' di giovani dottorandi di ricerca. E con cui poi eventualmente si aprirà la discussione alla fine della presentazione. Il tema di questa presentazione è comprendere nella mente del paziente renale se questo risolverà l'enigma del cervello. E quindi la prima cosa di cui parliamo è l'enigma del cervello di mente. Allora, adesso è partita l'animazione. Diciamo sul cervello, ovviamente se ne parla da sempre, ma un grande cambiamento su quello che noi sappiamo del cervello è venuto con un italiano che si chiama Camillo Golgi. E Camillo Golgi, nella storia che viene raccontata, non so se quanto sia vera questa storia, ma diciamo nella storia che viene raccontata, era l'epoca fino all'800 in cui c'era questo grande sviluppo della fotografia e per errore cade una bottiglietta di nitrato d'argento su un preparato di cervello. Il preparato di cervello rimane nero e a questo punto comunque il cervello viene tagliato a fette e Golgi si accorge che all'interno del cervello c'erano queste strutture che vedete in nero che non si vedevano prima e quindi lui per la prima volta si accorge di un fenomeno che era completamente assente, di un qualcosa che non si riusciva a vedere prima, qualcosa che è completamente invisibile, cioè il fatto che i neuroni hanno un sacco di prolungamenti e che questi prolungamenti sono proprio come delle arborescenze, sono bellissimi da vedere. La tecnica oggi vi posso dire è una cosa infernale da fare, molto difficile, molto capricciosa, funziona in maniera molto diciamo casuale, nel senso che soltanto alcuni neuroni si impregnano con il nitrato d'argento, tutti quanti gli altri non si vedono, ma questo è anche il motivo per cui si riescono a vedere così bene. Oggi non si usa più, ci sono tante altre tecniche. E dopo Golgi, il contemporaneo di Golgi in Spagna, vide questa tecnica, l'apprezzò molto e la cominciò ad applicare in maniera sistematica a tutti i cervelli possibili, tutte le regioni cerebrali, scrisse dei trattati bellissimi, sono dei disegni fantastici. E all'epoca, quando si doveva fare le pubblicazioni scientifiche, diciamo i libri, ecco, lo si faceva a mano, invece di fare la fotografia. Il microscopio aveva una specie di prolungamento laterale e quello che uno guardava nel microscopio veniva disegnato mentre si guardava nel microscopio. E quindi ci stanno questi disegni bellissimi, vedete fianco a fianco i disegni di Golgi e di Cajal, che è lo spagnolo di cui vi stavo parlando. I neuroni sono tantissimi, sono 100 miliardi nell'essere umano. E questo vi fa capire il problema di sottofondo, cioè che uno strumento così complesso, molto probabilmente non avrà mai una descrizione nel senso della descrizione delle altre strutture biologiche, perché per quanto noi possiamo automatizzare tutti quanti i processi e descrivere e dare un nome a ogni singolo neurone, questi livelli di complessità ci impediscono realmente di capire come funzionano questo tipo di strutture. Penso è un problema generale molto importante, però ciò nonostante ci sono una serie di aspetti che possono essere affrontati. Golgi e Cajal si odiavano, o meglio, Golgi odiava Cajal, e si dibattevano su molti punti. Voi sapete che alla fine ebbero entrambi il premio Nobel. Golgi non era molto contento di dividere il Nobel con Cajal. E un punto su cui si scontravano era questo, cioè se queste cellule con questi prolungamenti formavano un'unica rete, quindi si continuavano negli altri, oppure se invece erano separati uno dall'altro. E Cajal diceva no, sono separati e in realtà il prolungamento di un neurone poi contatterà un secondo neurone. E quindi abbiamo queste belle immagini che rappresentano un po' l'idea di Cajal, di questi contatti che lui chiama sinapsi. Voi dovete immaginare che ogni neurone riceve 3.000 sinapsi e quindi alla fine noi abbiamo 100 miliardi per 3.000, capite che sono dei numeri stratosferici. E quando avevo la vostra età io sognavo, dicevo, che bello, adesso quasi quasi facciamo un bel mapping di tutte quante queste connessioni. E
E poi piano piano ti accorgi che non è un problema semplicemente tecnico fare qualcosa di questo genere, perché si può fare tecnicamente, cioè ci si può arrivare tranquillamente, ma è un problema poi a che serve avere questa quantità immensa di dati? È un problema un po' generale di tutte quante le tecniche high throughput di oggi, ovviamente. Apparentemente non tutti i neuroni sono necessari. Sono varie barzellette si potrebbero fare su questa cosa qua, però diciamo il punto essenziale su cui volevo farvi comprendere, si possono fare operazioni chirurgiche togliendo parti anche grandi di corteccia cerebrale e fondamentalmente non risulta nessun tipo di fenomenologia importante. E che lascia pensare che insomma, il cervello è sovradimensionato rispetto a quello che noi facciamo, quindi grandi parti di neuroni possono prendere le funzioni di altri. Perché questo è importante per la nostra storia? Perché nella malattia del cervello più nota per voi, che è l'Alzheimer, in realtà si perdono quantità enormi di neuroni, molto molto grandi, prima che compaia qualche sintomo. Quindi, diciamo, in generale, una persona per vedere, cominciare a sospettare semplicemente che c'è qualcosa che non va, vuol dire che ci sta già un danno molto molto avanzato a livello cerebrale, si sono persi già moltissimi neuroni, proprio per questo motivo che vi sto dicendo, cioè apparentemente non tutti i neuroni sono necessari. O meglio, via via che alcuni neuroni spariscono, altri ne prendono le loro funzioni e quindi riescono a ricaricare. E non tutte le sinapsi sono necessarie. E qua viene una parte bellissima, vi racconto solo questo pezzo. Allora, voi normalmente pensate, o almeno in generale nel mondo delle neuroscienze si pensa, quando uno fa una memoria si forma una sinapsi. Questo è fondamentalmente falso, completamente falso. Perché vedete che non solo i neuroni aumentano fino a un certo anno, poi dopodiché si stabilizza il numero totale di neuroni, diciamo dopo la nascita. Ma per quanto riguarda le sinapsi, si ha esattamente l'opposto, cioè le sinapsi aumentano, 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 si raggiunge un massimo intorno ai 2 anni e poi diminuiscono. Proprio quando noi stiamo cambiando dal punto di vista comportamentale, stiamo imparando, spariscono una quantità enorme di sinapsi, un fenomeno si chiama pruning, questo cioè la potatura, e quindi questo significa che non è vero che per fare le memorie bisogna fare più sinapsi. Capite? Questo è un fenomeno terribile. E in più ci sta un fenomeno estremamente strano, cioè non sempre si può imparare. Cioè, alcune cose si possono imparare solo in alcuni periodi, ma poi basta. Adesso è un fenomeno bellissimo del cervello. Vedrete poi che cosa c'entra tutto questo con il problema renale. Ci arrivo fra un secondo, mi serve questo piccolo background per stimolare un pochettino la vostra fantasia. Ma questo è un fenomeno molto noto. Ed è un fenomeno che si chiama dei periodi critici. Fondamentalmente, se voi tappate un occhio, chiudete un occhio a un gattino, fu fatto per la prima volta questo tipo di esperimento, e subito dopo la nascita, in un periodo molto delicato dello sviluppo, e poi dopo riaprite l'occhio, ok? Che cosa succede? L'animale, tecnicamente, l'occhio funziona perfettamente, ma l'animale continua a essere cieco. Quindi c'è un periodo critico durante il quale si formano questi circuiti e per il quale formazione dei circuiti, per la quale formazione è necessaria avere esperienza, fare esperienza. Superato questo periodo, basta, non c'è più possibilità di formare queste reti. Quindi c'è un periodo critico per la vista. È noto che esiste anche nell'essere umano questo fenomeno. Pensate. Un bambino che per esempio nasce con una cataratta, da adulto gli si toglie questa cataratta, l'occhio funziona, vede in teoria, ma di fatto l'adulto continua a essere cieco per sempre. Con dei fenomeni molto strani descritti in un bellissimo libro di Oliver Sacks. Esistono poi periodi critici anche per imparare a parlare, per esempio, no? Se uno non sente da bambino, non può imparare a parlare. Se poi dopo di nuovo gli viene messo l'apparecchio acustico da adulto, continua a non sapere imparare a non saper parlare. E poi ci sono ancora altri periodi critici, per esempio per imparare un altro linguaggio. Voi sapete quanto è difficile in questo momento, siete tutti quanti adulti, imparare un nuovo linguaggio in questo momento. Si può imparare, ma quello che sicuramente non riuscirete mai a fare è imparare, per esempio, l'accento, diciamo, cioè la tonalità di un'altra lingua. Si sentirà sempre che voi parlate un inglese italiano o un cinese italiano o qualcosa di simile. Quindi ci sono i cosiddetti periodi critici.
E quindi diciamo ci sono delle finestre temporali in cui si imparano alcune cose e poi altre cose si imparano soltanto successivamente quando c'è il pruning, capite? Sono fenomeni straordinari. Cosa c'entra questo? Di nuovo torniamo indietro a Golgi. Golgi non aveva capito che i neuroni si contattavano con gli altri, ci stavano le sinapsi e via dicendo, e però nei suoi disegni, e sono bellissimi, diciamo, ho avuto modo di vederli, i manoscritti di, non i manoscritti, però diciamo, le pubblicazioni di Golgi firmate da lui. Lui vede che intorno a alcuni neuroni ci sono queste reti che si chiamano reti perineuronali, di cui non sapevo, diciamo, il significato, sempre con la impregnazione energetica. Passano quasi 100 anni e con una colorazione che, diciamo, Antonio, il mio collaboratore, sta facendo in laboratorio, si osservano esattamente le stesse reti. Quindi sono vere, non sono cose che lui aveva immaginato e poi dimenticate, sono vere. E sono reti di cosiddetta matrice extracellulare. In pratica, nel cervello ci sono sostanze che assomigliano molto a quelle della cartilagine. Quindi voi avete presente la cartilagine dell'orecchio, ecco, nel cervello, sparso in mezzo ai neuroni, ci sono queste sostanze molto molto simili a quelle della cartilagine. E intorno a alcuni neuroni, queste sostanze extracellulari formano delle specie di reticolati. Che c'entra tutto questo con la storia di prima? Questi reticolati hanno questo aspetto perché in realtà sono tutto intorno alle sinapsi, al punto di contatto fra un neurone e l'altro. Quindi dove ci sia il punto di contatto fra un neurone e l'altro non c'è matrice. Tutto intorno c'è questa matrice. E c'è un fenomeno fantastico, cioè che alla nascita, un po' di giorni dopo la nascita, si deposita tutta questa matrice e funziona come una specie di colla, come dire, un po' di una sorta di cemento, per cui si stabilizzano tutta quanta una serie di sinapsi. Alcune sinapsi continuano a cambiare sempre nella nostra vita e questo ci permette di memorizzare. Quindi alcune compaiono, altre scompaiono e questo qua ha a che fare con la memorizzazione, ci arriviamo fra un secondo. E altre invece rimangono belle cementate. E stabiliscono una serie di circuiti importanti che ci siamo per vedere, per parlare, per esprimerci e via dicendo. Qui alcune cose c'è un periodo critico oltre il quale non si può più imparare nulla. Allora, che cosa hanno pensato? Hanno pensato, cioè, vabbè, cerchiamo di superare questi periodi critici. Cosa facciamo? Dobbiamo togliere da mezzo questo cemento, questa rete perineuronale. E poiché questa rete è fatta di condroitin solfato, che sarebbe il materiale della cartilagine dell'orecchio, buttiamo nel cervello un enzima, una condroitinasi, così la degradiamo. In questa maniera questa specie di cemento si toglie da mezzo e forse, facendo vedere l'animale, l'animale recupera la vista. Ed effettivamente c'è fuori questo tipo di fenomeno, capite? Sono esperimenti straordinari, cioè improvvisamente un fenomeno che era noto da tantissimi anni, da decenni e decenni, improvvisamente si riesce a superare una limitazione biologica da un momento all'altro. Queste sono immagini nostre di queste reti perineuronali e qua vedete il verde sono i terminali degli assoni, delle sinapsi, noi qua stiamo vedendo una rete perineuronale in rosso e il blu sono i contatti delle cellule gliali. In questa pubblicazione, nello specifico, abbiamo mostrato che in questi fori, diciamo, intorno ai neuroni, arrivano sia terminazioni assoniche sia terminazioni gliali. Questo è visto dall'interno. Dopodiché, c'è la storia che vi dicevo, cioè, allora, quando uno forma una nuova memoria, vuol dire che si formano nuove sinapsi? No, perché abbiamo detto, anzi, al contrario, partiamo con un sacco di sinapsi, quando abbiamo 2 anni, poi piano piano diminuiscono. Quindi c'è qualche cosa di differente. E allora abbiamo introdotto questo concetto dei codici a barre. Qua mi sono autocitato, scusatemi questo pezzo, però diciamo è un articolo relativamente recente, ma pubblicato. Diciamo che questo qua è. Che cosa? No, non è qua. È troppo tardi, pubblicato, non si può più patentare. Però questo è un prolungamento nervoso, neuronale. E su questo prolungamento neuronale, vedete, si vedono un po' piccolini in questa immagine, ma ci sono varie, diciamo, protuberanze, si chiamano spine dendritiche, ognuna delle quali è una sinapsi. E allora la nostra idea qual è? Dice, non è importante
quante sinapsi ci sono, ma l'importante è fra chi vengono fatte queste sinapsi. Quindi se immaginate ognuno di voi ha un neurone, d'accordo? E questa è una rete che deve funzionare in qualche maniera. Questa rete funziona soltanto se Antonio, per esempio, fa una sinapsi con il professore, d'accordo? Si memorizza qualche cosa, questa sinapsi viene a mancare, ok? E quindi cambia il comportamento della rete. Quindi ciò che è importante è la sequenza delle sinapsi, la sequenza di questi prolungamenti lungo i dendriti. E quindi questo qua abbiamo chiamato codice a barre, si studia con una determinata tecnica di statistica, insomma, l'entropia spaziale di questa struttura. Non entro nel dettaglio perché questo è un seminario divulgativo, però è una tecnologia che abbiamo introdotto. Allora, quindi come vi dicevo prima, le sinapsi diminuiscono, però quando cominciano a diminuire anche i neuroni, poi succede una tragedia. Però prima che succeda una tragedia, ce n'è molto tanto. Vedete qual è la differenza di dimensione tra queste due strutture? E per vedere questa differenza di dimensione, vuol dire che non è che è cambiato di poco la quantità di neuroni, sono cambiati di tanto. I neuroni veramente devono diminuire di tantissimo. Ora, rimane un problema irrisolto su come questi neuroni, poi, da questi neuroni che comunicano fra di loro, poi compaia un comportamento. Queste immagini che vedete sono in basso un cervello di una larva di zebrafish e in alto invece una coltura neuronale. E vedete questi lampi? Sono dei neuroni spontaneamente fluorescenti, cioè sono ingegnerizzati per esprimere una proteina fluorescente. E questa proteina fluorescente, diciamo, emette la sua fluorescenza quando il neurone è attivo. Okay? Questo tipo di esperimenti ci aiuta a capire una serie di fenomeni che altrimenti, diciamo, la sua anatomia non ci permette di immaginare, cioè che i neuroni, vedete soprattutto nell'immagine in basso, si attivano tipo albero di Natale, ognuno sembra un po' indipendente dagli altri, e poi improvvisamente tutti quanti scaricano insieme. Hanno delle caratteristiche estremamente strane che fino a quando non si vedono, non si riescono neanche a immaginare. Questo prende il nome, questo fatto che improvvisamente i neuroni, ognuno si muove, si attiva per i fatti suoi, poi improvvisamente tutti insieme scaricano, prende il nome di valanga neuronale, di valanghe neuronali. Cioè, perché si chiamano così? Perché vengono studiati con delle tecniche di analisi in fisica che sono state applicate appunto per lo studio delle valanghe e di altri fenomeni fisici, in cui ci sono tante particelle indipendenti che in qualche maniera interagiscono e poi improvvisamente tutte quante, tra virgolette, si attivano. D'accordo? Come funzionano queste reti? È importante per noi perché ci aiuta a capire perché i sintomi compaiono così tardi. Ora, noi non abbiamo una vera teoria del cervello, purtroppo non ce l'abbiamo. Abbiamo un sacco di storie. Cioè, se vedete la quantità di letteratura che ci sono sul cervello, non finisce più. Il più piccolo dei libri di neuroscienze è un volume enorme. Vabbè. Ciò nonostante, alla fine di tutta quanta questa grandissima lettura, voi rimarrete con la mano in bocca, nel senso che manca la parte finale, dice va bene, come funziona, come mai emerge il comportamento, è un punto interrogativo. Noi capiamo bene soltanto alcuni circuiti molto molto semplici, con pochissime sinapsi per mezzo, ma quando vediamo cose di questo genere, improvvisamente la nostra comprensione diventa molto piccola. Quello che immaginiamo è che queste reti funzionano in maniera più o meno simile a come funzionano la loro controparte artificiale, le cosiddette reti neuronali artificiali. Cosa sono le reti neuronali artificiali? Diciamo, in realtà è stato il contrario, però diciamo, è uno strumento statistico, matematico, in cui abbiamo tutta una serie di oggetti, che vengono chiamati appunto neuroni, sono molto differenti rispetto ai neuroni che abbiamo visto prima, connessi fra di loro, quindi ognuno di questi oggetti può cambiare l'attività degli altri oggetti, e in generale disposti su più strati. Questi oggetti hanno delle regole matematiche per cui si attivano o non si attivano a seconda delle informazioni che arrivano, e si osservano dei fenomeni estremamente interessanti, cioè che se fate vedere al primo strato, cioè se fate vedere a questa rete di neuroni un certo numero di esempi, a un certo punto questa rete
riesce a ricordare questi esempi. Quindi quando glielo ripresentate di nuovo, la rete sarà in grado di dire sì, l'ho visto, non l'ho visto, è questo numero, è quest'altro numero, e via dicendo. Sto facendo, diciamo, un post molto semplificato, un pezzo di storia molto complesso. Nella realtà non sappiamo neanche esattamente perché funzionano molto bene le reti neuronali artificiali, però diciamo funzionano. Allora, dove dovete immaginare? Queste qua sono uno strumento matematico e già, diciamo, capire come mai funzionano e riescono a permetterci di identificare un viso su un'immagine. Quando voi andate sul vostro cellulare, vedete un quadratino sul vostro viso, in genere quelli sono degli algoritmi basati su cosiddette intelligenze artificiali, sono questa roba qua, cioè delle reti neuronali artificiali. E esattamente perché ci piace non lo sappiamo, se diciamo, bisogna essere onesti. Però immaginate su un cervello che è fatto di 100 miliardi di questi neuroni, diciamo, la nostra comprensione è realmente molto, molto piccola. Tuttavia ci sono delle similitudini che sono molto interessanti, cioè in generale queste reti continuano a funzionare molto bene anche quando voi cominciate a togliere dei neuroni. Quindi quando togliete un po' di questi oggettini da questa rete neuronale, questa continuerà a funzionare piuttosto bene, fino a superare una certa soglia dopo la quale poi non riesce più a riconoscere le immagini che aveva imparato. Quindi questo qua è una similitudine molto forte con quello che succede nel cervello. Quindi questo qua l'abbiamo detto, l'Alzheimer si sviluppa in molti, molti anni. E questo è il nostro preludio sul motivo per cui vogliamo studiare bene. Cioè, ci arrivo fra un secondo, siamo un po' lontano, ma ci arrivo fra un secondo. Vedete, questo qua è l'età del soggetto. E piano piano si sviluppano le cosiddette placche amiloidi, che sono alterazioni della struttura cerebrale, roba che si forma nel cervello. Piano piano queste qua si accumulano, però i problemi cognitivi compaiono a grande distanza, cioè quando si sono formate una grande quantità di danni, e allora solo a quel punto cominciano a comparire i problemi cognitivi, il che significa, come vi dicevo, che quando noi riusciamo a vedere, a sospettare che un soggetto ha qualche problema, a livello del suo cervello già ci sta una forte devastazione. Ok? Chiaro? Quindi questo qua è un problema generale dell'Alzheimer. E l'altro problema generale dell'Alzheimer, della demenza dell'Alzheimer, ma anche di altre forme di demenza, è che a parte il fatto che la demenza in sé per sé compare quando c'è stato già un grande danno. Ripeto, questo succede perché le reti neuronali sono molto resistenti al fatto di togliere i singoli neuroni, continuano a funzionare molto bene. L'altro problema enorme è che non abbiamo nessuna analisi del sangue che ci aiuta a fare una diagnosi. Ovviamente per altre malattie, noi abbiamo la diagnosi, si fa la provetta, arriva in laboratorio e si dice: ok, tu hai un problema al fegato. Per le malattie del sistema nervoso questo non funziona molto bene, per molti motivi, uno dei quali è il fatto che il sangue e il cervello in realtà sono molto separati fra di loro. Okay. E quindi questo che significa? Che in generale in tutte le demenze, studiare le fasi iniziali, prima dei sintomi, è una cosa molto difficile, estremamente difficile. Anche perché non abbiamo nessun modo per dire se un determinato soggetto avrà o meno l'Alzheimer. L'Alzheimer ci sono delle forme familiari, chiaramente, ma diciamo, la maggior parte dei casi sono forme si trovano nella popolazione, non c'è un fattore genetico e via dicendo. Capite? Quindi questa è una problematica molto importante. Questo è anche un motivo importante quando si vuole affrontare questo tipo di problema, le demenze. Okay? Dice, io voglio studiare le demenze. Benissimo. Allora devi essere cosciente del fatto che i modelli che abbiamo in mano non sono fantastici per un sacco di motivi. Per un sacco di motivi. Il primo è che l'Alzheimer è lentissimo, l'abbiamo visto prima, ci vogliono anni perché l'Alzheimer si forma. E quindi questo che significa? Che quando voi vedete un esperimento che dura 24 ore su dei neuroni, dovete cominciare ad avere il dubbio quanto l'esperimento in vitro abbia a che fare con la malattia umana. La malattia umana ci vogliono 10 anni, l'esperimento in vitro dura neanche 24 ore, tirate voi le vostre somme, se quelle due cose c'entrano l'una con l'altra. Forse sì, forse alcuni aspetti, ma la capacità predittiva del modello cellulare probabilmente non è fantastica. Quindi i modelli cellulari così brevi vanno in genere molto bene per studiare i fenomeni acuti, brevi,
Se io voglio studiare l'ictus, fantastico, quello dura poco tempo. Io faccio un'ipossia, probabilmente quello che vedo nel cervello è la stessa cosa che succede nel neurone. Ed è un bellissimo modello questo, molto predittivo. Ma per altre cose, sono malattie croniche che richiedono molti, molti anni, qualche dubbio vi deve venire. E quindi, se voi andate su The Economist dell'anno scorso, dice la ricerca per una cura per la demenza non sta andando bene. E questi sono il pipeline dei farmaci in sviluppo per l'Alzheimer. Sembrano tantissimi, vedete che alla fine quelli in fase 3 sono relativamente pochi, e poi scoprite che molti di questi in fase 3 in realtà sono farmaci che non è che vanno a curare la malattia, ma cercano in qualche maniera di alleviare i sintomi, speranza di, diciamo, migliorare un po' le funzioni cognitive. E questo è anche il motivo per cui, nel caso della demenza e dell'Alzheimer, poi a un certo punto nella ricerca c'è stata una diminuzione di fondi da parte delle industrie, delle compagnie farmaceutiche, perché molti tentativi, in particolare uno su cui si parla molto in questo periodo, è il vaccino, che è un tentativo molto vecchio, molto molto vecchio, e poi ha dato molto, funzionava benissimo negli animali, nei modelli animali, ma poi nell'uomo non ha dato granché soddisfazione. Cosa c'entra il rene? Il punto è il seguente. Nella maggior parte, non nella maggior parte, ma in una fetta molto grande dei pazienti che hanno problemi renali, si presenta una in forma di deficit cognitivo, lieve, per fortuna, ma è presente in una grande percentuale di questi pazienti, anche all'inizio della malattia renale. Quindi qua vedete, qua sotto, eGFR è velocità di filtrazione glomerulare, che è un indice di quanto sta funzionando bene il rene. Ok? Normalmente il rene ha questo valore di velocità di filtrazione glomerulare intorno a 120 ml al minuto, poi piano piano diminuisce, c'è una diminuzione normale con l'età, e poi invece se c'è una malattia renale continua a diminuire, e quando si arriva qua giù, poi c'è bisogno della dialisi. E qua sull'asse verticale avete la prevalenza di deficit cognitivo, lieve, MCI, Mild Cognitive Impairment. E vedete che la prevalenza di deficit cognitivo lieve nella popolazione generale è relativamente bassa. Però poi via via che andate a vedere la popolazione con problemi renali, comincia ad essere molto prevalente. Quando voi arrivate a questi valori, 25, quasi 30%, sono numeri molto alti, cioè significa che praticamente un quarto di questa popolazione e c'è una forma di deficit. Noi lo vediamo sempre, diciamo questa cosa, perché quando vediamo i pazienti, la prima cosa che facciamo, tutti i pazienti, andiamo a fare un test cognitivo. Ormai di prassi è entrato quasi, entrerà spero breve anche nelle linee guida questa cosa. E qua avete, vabbè, la connessione con l'età e via dicendo. Ora, questo che cosa significa? Significa un'opportunità che fino ad ora non è stata vista. Non è stata vista perché il paziente con problema renale, in genere noi lo vediamo molto 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 prima che cominci a esserci un danno cerebrale importante, perché la creatinina in genere si chiede a tutta la popolazione, la creatinina è il test con cui si vede se c'è un problema renale, si fa su una popolazione molto grande in genere, e quindi questi pazienti vengono identificati molto spesso, molto molto spesso, anche nelle fasi iniziali, e sappiamo già che un quarto di questi poi a un certo punto svilupperà un deficit cognitivo. Capito? Questa è una cosa bellissima, perché è un'opportunità, è la prima volta che si presenta la possibilità di vedere nell'essere umano che succede nel cervello prima ancora che si sviluppino i sintomi. Capite? È una cosa fantastica questa. E un'altra cosa fantastica è che in questo caso, questo è l'unico modello animale veramente funzionante. È l'unico modello animale veramente funzionante. E vi spiego anche il motivo. Se voi prendete un animale e inducete un danno sul rene, questo praticamente mima perfettamente quello che succede nell'uomo, da praticamente quasi tutti i punti di vista. E la cosa incredibile è che si vede lo stesso fenomeno anche a livello cerebrale. Questi sono dati già pubblicati nel 2020.
praticamente ci vedono deficit cognitivi che si possono studiare negli animali. Deficit cognitivi non è che si fa leggere Dante a un topo, però un topo lo si può mettere all'interno, diciamo, di un labirinto per trovarne l'uscita. E se l'animale non ci riesce, dopo aver riprovato tante volte, allora vuol dire che c'è un problema di memoria. Ok? Potete studiare l'equilibrio, potete studiare l'attenzione dell'animale, l'attività locomotoria, potete studiare anche l'ansia dell'animale. Sono tutti paradigmi ben definiti, ben definiti. I farmaci ansiolitici, ecco, l'ansia per esempio è molto differente rispetto alla demenza, perché il farmaco ansiolitico che si testa nell'animale e funziona nell'animale, facilmente funzionerà anche nell'essere umano. In quel caso il test. Ale, per esempio, non ama stare negli spazi aperti. Non gli piace stare alla luce. L'animale in genere, sapete, i topi in genere tendono a nascondersi nelle zone buie, vicino a una parete, e non amano stare all'aperto. Allora si disegna. Doppia, un test ecologicamente valido, cioè va per l'animale. Quindi è chiaro che mettere l'animale nella stessa situazione dell'uomo, non è quello lo scopo, perché il topo non è un piccolo uomo, il topo è un topo, si comporta da topo. Non gli dovete mettere una penna in mano e chiedergli, dice, ma come ti senti oggi? Non è quello lo scopo. Lo scopo è testare lo stesso meccanismo cerebrale che causa un comportamento simile nell'uomo e nell'animale. E in questo caso qua è la tendenza ad evitare gli spazi aperti. Allora uno lo mette in un test per cui si vede quanto tempo l'animale passa in uno spazio aperto rispetto a uno spazio chiuso. Si dà l'ansiolitico e si vede che l'animale sta più tempo nello spazio aperto. Funziona. Quindi questi sono test predittivi. Questi modelli animali sono modelli che funzionano molto bene perché per la prima volta ci troviamo di fronte a un modello che non cerca di riprodurre un piccolo uomo, ma ecologicamente si dice valido da tutti i punti di vista. Ora ci arriviamo, diciamo, sempre rimaniamo un poco sul temi più grandi. Ed è quali sono le altre possibilità? Normalmente la maggior parte dei tentativi che vengono fatti fino ad ora sono tentativi di trattare la demenza, a parte trovare qualche molecola che migliora le performance cognitive in qualche maniera per contrastare la demenza, ma potrebbe darsi che non sia la direzione giusta, e adesso vi spiego fra un attimo il motivo. La maggior parte, in ogni caso, si tratta sempre di pillole da dare o pillole o siringhe da dare a un soggetto. La nefrologia e branche simili hanno delle altre armi, perché il nefrologo ha la possibilità di determinare la composizione del sangue, cioè può cambiare praticamente tutta la composizione del sangue. In che senso? Come sapete, il sangue è composto, ci sono i globuli rossi, i bianchi, eccetera, eccetera, poi ci sono le proteine e poi ci sono i sali. Allora, il nefrologo è una cosa che fa sempre, può cambiare la composizione di tutti i sali che ci sono nel sangue, i sali e anche molecole di piccole dimensioni, e può anche cambiare la composizione delle altre molecole del plasma, usando tecniche tipo la plasmaferesi. Tant'è che ci sono proprio dei tentativi in questa direzione, per esempio di cambiare l'invecchiamento utilizzando queste tecniche che si chiamano di plasmaferesi, cioè io tolgo il plasma da un soggetto, gliene metto dell'altro, tra virgolette, più giovane. Quindi capite, ci stanno delle possibilità terapeutiche aggiuntive che potrebbero essere estremamente interessanti. Chiaro che in generale la dialisi non sarà la soluzione, perché per un semplice motivo, i pazienti in dialisi continuano ad avere fondamentalmente lo stesso tipo di problema. Quindi è chiaro che la dialisi non sarà la direzione giusta per questo tipo di trattamento. Vi posso dire solo che ci fu, è un fatto storico antico. Però poi si dimenticano le cose. Nella scienza spesso si rifanno le stesse ricerche perché ci si dimentica le cose passate. Ci fu un periodo in cui, sull'onda dell'entusiasmo per la dialisi fu una grande scoperta, si diceva quasi quasi,
curiamo anche la schizofrenia. E quindi ci stava chi faceva la dialisi per curare la schizofrenia, diceva, schizofrenia, abbiamo trovato un modo per curare la schizofrenia. Poi, diciamo, questo tipo di indagini fu tolto da mezzo quando fecero un po' diciamo, i trattamenti fatti in maniera sistematica e via dicendo. Però chiaramente, lungi da me da dire, la dialisi è la soluzione per la demenza, non è questo qua quello a cui voglio arrivare, però sicuramente ci stanno delle opportunità che potrebbero essere studiate. Dopodiché, quindi, questa qua ci troviamo in questo momento interessante della storia, e cioè, fino ad ora noi terapie molto efficaci per le demenze non ce le abbiamo, ce le abbiamo per molte altre malattie, ma per le demenze in questo momento non ci sta moltissimo. Ci sono, vi posso dire brevissimamente, dei farmaci che vanno ad agire sui livelli di acetilcolina nel cervello, vanno ad agire sui recettori del glutammato, ma insomma sono le uniche cure approvate in questo momento, ma non è che sono delle vere e proprie cure. E in più, un pensiero che io farei insieme con voi è questo, è il seguente. Voi sapete che quando il cuore non funziona bene, quando il cuore non funziona bene, diciamo che pompa meno del dovuto, che fate? Accelerate il cuore perché possa pompare di più o lo rallentate? Secondo voi? Domanda all'uditorio. Lo rallentiamo, però facciamo esattamente l'opposto, facciamo quello che non ci saremmo aspettati. Si chiamano beta bloccanti. Alla mia, quando io stavo a medicina, questi erano, si pensava che erano controindicati per lo scompenso cardiaco, perché è proprio controintuitivo. Dice, come quello là già non funziona bene, il cuore lo rallento ancora di più. Non va bene questo tipo. E invece quello che fai? Lo rallenti e il soggetto vive di più. Il rene, secondo voi, il rene comincia a non funzionare bene. Cerco di fargli aumentare il GFR, quel numero, quella velocità di filtrazione, o cerco di fargliela diminuire? Cerco di fargliela diminuire, e questa è la parte paradossale. I farmaci che si usano per far vivere di più il rene sono quelli che lo rallentano, così come fanno i beta bloccanti con il cuore. Allora invece dovremmo chiedere se realmente per il cervello ci serve qualcosa che faccia accelerare il cervello piuttosto che non qualche cosa che invece in qualche maniera lo faccia rallentare in qualche modo, senza ovviamente alterare moltissimo le funzionalità cognitive. Comunque, tutto quanto questo per dire, tenete presente che quello di cui abbiamo parlato ci sono già delle tendenze su modelli con Alzheimer, cose di questo genere, in cui cercano di fare in qualche maniera trapianti, roba di questo genere, sanguigione, eccetera. E quindi, diciamo, in qualche maniera questo rappresenta per noi una serie di opportunità. L'opportunità di vedere per la prima volta un deficit cognitivo, prima ancora che ci sia qualsiasi alterazione, un'opportunità di vederne realmente lo sviluppo nel tempo. L'opportunità per vedere tutta una serie di farmaci che non sono mai stati studiati per quanto riguarda le funzioni cerebrali. Per dirvi soltanto quest'ultima chiosa dal punto di vista terapeutico, di opportunità terapeutica, e poi sempre per lasciarvi con un pensiero, ecco, più per stimolarvi che per altro. Se noi, un esempio che faccio sempre, lo scompenso cardiaco, d'accordo? Allora, immaginiamo di voler procedere come si procede oggi. Io mi studio il cuore, vedo quali sono i geni, cerco di trovare il farmaco per il gene, eccetera, eccetera. Se si procede in questa maniera, non si trova il farmaco che si utilizza nello scompenso cardiaco, che è un farmaco che agisce sul rene, cioè i diuretici. Quando noi che cosa facciamo per lo scompenso cardiaco? Svuotiamo il paziente. Se ci mettiamo a studiare il cuore, non lo scopriamo questo farmaco. Quindi questa specie di paradigma dello scompenso cardiaco ci serve per capire che a volte le soluzioni non si trovano guardando direttamente il problema, ma a volte si trovano in altre zone completamente differenti. Quindi questa qua di nuovo è un'altra opportunità della quale forse un giorno potremo trovare una chiave che fino ad ora invece ci è stata preclusa. Grazie mille.